Rossana Guerra, mi trovo nella biblioteca del comune di Sant'Ippolito per presentare il mio terzo libro, L'uscita delle farfalle. Questo è un libro di racconti ed è il primo di questo di genere e in questo momento è inutile dire che sono molto molto emozionata. I racconti di questo libro sono 20, sono tutti importanti. Alcuni mettono in evidenza le diverse condizioni della donna, altri mettono in evidenza le difficoltà delle persone. Esempio, nel racconto Non sono matto, entro proprio dentro il personaggio che vive questo suo dramma. E poi ci sono racconti dedicati agli anziani, ci sono tre racconti che sono dedicati agli anziani perché uno mi è stato commissionato da una mia cliente che dovevo appunto l'uscita delle farfalle, che voleva che raccontassi la sua vita, e altri due invece mettono in evidenza la solitudine dell'anziano, che a volte l'anziano a volte parla anche da solo, perché è così solo che ha bisogno di spezzare il silenzio che lo circonda. E queste cose, questo rapportarmi per il mio lavoro con gli anziani, mi hanno portata ad approfondire questa sensibilità, e devo dire che ho scoperto nell'anziano fragilità e ricchezze bellissime. E con rammarico vivo, infatti l'ho messo nel racconto amabile, lo vivo con rammarico, che cosa? Questa signora mi aveva invitato per il bisogno di parlare un giorno a prendere un caffè a casa sua, però non potevo perché dove lei abitava io svolgevo il mio lavoro e non era possibile andare in casa delle persone anziane sole poi. E allora ho preso dei pretesti, ma lei fino all'ultimo aspettava sempre di prendere un caffè. E io tuttora sento il rammarico di non aver trasgredito quelle regole comportamentali del lavoro. Per una volta avrei dovuto trasgredirle e dare un po' di attenzione alla persona. Il racconto è un altro modo di educare. La Rossana ha fatto questo col suo libro. Racconta senza costringere. Dice il bene, lo deposita nella mente, nel cuore, nell'anima di chi legge, e poi chi legge se lo mette in circolo e gli va un po' nella testa, gli va un po' nel cuore, qualche volta gli va anche nelle gambe se si mette a camminare. Quindi il racconto è una difesa semplice, sostanziale dei valori, perché nei racconti ci sono i nostri valori di una volta, quando i rapporti erano veri. Quando si fa un racconto si entra dentro ogni personaggio. In ogni personaggio ci sono io, nel personaggio forte, nel personaggio debole, sono un po' in tutti, perché in realtà avviene questo quando si scrive, si raccontano fatti, storie di personaggi conosciuti, però chi scrive ci mette sempre qualcosa di suo, ed è inutile, non si riesce a non imprimere noi, a non entrare dentro ogni personaggio. Non riuscivo a smettere di leggere perché non capivo il fatto che uno è costretto a leggere di continuo senza staccarsi, ci deve essere qualcosa che non funziona. Per cui l'ho ripreso da dietro e l'ho riletto al contrario. Dopo sono arrivato ad una conclusione. Ecco, ve la leggo così non sbaglio.
Nel libro di Rossana, che è composta da 20 racconti, leggendoli devo ammettere che sono uno specchio di tratti di vita, mi hanno toccato in maniera particolare. Ho rivisto come in un film momenti della mia fanciullezza e ho goduto della sua scrittura, chiara, scorrevole, sensibile, tanto da divenire poesia. Alcuni racconti che la Rossana ha prestato e proposto in forma di commedia teatrale nella presenza del San Ippolito li ho rivisti e rivissuti con commozione scena per scena. Realtà e fiaba, in questo nostro tempo di tecnicismo e computerizzazione, si uniscono per spronarci con estrema delicatezza a non cancellare il ricordo del vissuto dei nostri avi ed a mantenere sempre vivo il dialogo tra noi. Vorrei dedicare 2 minuti al mio maestro Francesco Maria Rossi. È stato importante come maestro, ma come figura culturale nel paese. Il libro è dedicato ai miei nipoti, Francesca e Giuseppe. È anche un libro di speranza, perché in molti racconti che sono anche tristi, alla fine c'è sempre la speranza, c'è la riconciliazione. E quindi è un libro che mi sono sentita di dedicare ai miei nipoti, innanzitutto come invito per i miei nipoti un domani, quando saranno grandi, a raccontare, a scrivere e ad amare la parola. Dagli occhi al cuore le tue parole, chiara amicizia della quale mi onoro. Amicizia di questo. Mia madre scriveva a papà ogni domenica pomeriggio. Raccontava a papà tutto quello che avevamo fatto durante la settimana, le cose belle e brutte. Raccontava anche i nostri gusti. Di ognuno metteva in risalto le caratteristiche fisiche del carattere o dei gusti alimentari simili a quelle di nostro padre. 7 anni sono tanti. Quando papà scrisse che sarebbe tornato, 3 fratelli maggiori erano già alle scuole superiori, i mezzani alla scuola media, Lucia frequentava la 3ª elementare e io la 1ª. La mamma ci parlava sempre di papà. In cuor mio mi sembrava di conoscerlo davvero, sapevo tutto di lui, non potevo sbagliarmi. Appena sceso dalla littorina l'avrei riconosciuto subito. Il giorno del suo arrivo non andammo a scuola. La mamma ci svegliò presto quella mattina, non poteva aspettare, era ansiosa, tutta la notte aveva girato per casa senza riuscire a prendere sonno. Quando arrivammo alla stazione erano ancora le 7, c'erano anche altre persone, quasi tutte donne, che attendevano i mariti o i figli di ritorno dall'America come papà. Mia madre era nervosa e impaziente. La littorina che portava papà arrivò con 1/2 ora di ritardo. Forse per recuperare il tempo giunse a una velocità sostenuta e si fermò un poco più avanti della stazione. Inseguimmo la littorina fino alla fermata. La mamma e le altre donne rimasero un poco indietro e quando le persone, per lo più uomini, cominciarono a scendere, si trovarono davanti solo ragazzi e bambini e non sapevano chi abbracciare. Ci fu un attimo di smarrimento. Poi arrivarono le mamme e finalmente ognuno abbracciò i propri familiari. La mamma salutò un signore. Io mi avvicinai a lui e gli diedi la mano. Il signore mi accarezzò i capelli e ci avviammo. Un altro signore mi prese in braccio, mi strinse forte per un po' e mi rimise a terra. Io ridiedi la mano al primo signore, ero convinta che lui fosse mio padre. Gli dissi che aveva i capelli e gli occhi neri come i miei. Lui sorrideva, gli chiesi se gli piacevano i biscotti alle mandorle e le cassate. Rispose che non vedeva l'ora di arrivare a casa per mangiarli. Dissi, io sono come Tia, lo dico con la cadenza siciliana.
Io sono come te. Continuai a parlare fino al paese. Ogni tanto sentivo mia madre, appena un poco dietro di me, che diceva: lasciala fare, parla di te, conosce tutti i tuoi gusti. Senti, è un piacere ascoltarla. Giunti al paese, il signore che mi teneva per mano disse che si chiamava Antonio. Mi accarezzò i capelli, salutò i miei e se ne andò. Cominciai a piangere. Mio padre mi prese in braccio, mentre gli ripetevo che Antonio era come mia. I miei fratelli ridevano, mi sentii presa in giro, non sapevo cosa pensare. L'uomo che mi abbracciava era mio padre e io non l'avevo riconosciuto, anche se sapevo tutto di lui. Dovevo verificare, come potevo essermi sbagliata? Gli chiesi se aveva ricevuto una lettera con scritto che gli volevo bene. Mio padre annuì piangendo e rispose: ti ho portato la bambola che mi hai chiesto. Allora sei il mio papà, hai gli occhi e i capelli neri come mia e mangi i biscotti alle mandorle e le cassate? Sì, come a tia. Passo di nuovo.